Gemono le gru del porto di Sant'Antioco sotto il peso di questi colossi. Sono i pezzi di un condensatore destinato alla supercentrale termoelettrica di Porto Vesme. Ma il pezzo più grande lo ha portato da Livorno alla motozattera Fiume Marta. È la caldaia. Misura 22 metri di lunghezza, pesa 100 tonnellate ed è stata costruita in uno stabilimento specializzato della Renania. Per far fronte al futuro fabbisogno di energia elettrica della Sardegna, nell'isola sono stati progettati e impostati vari impianti idro e termoelettrici, tra questi la supercentrale di Porto Vesme con una potenza di 720.000 kW. Grazie al colossale impianto, il carbone sulcis sarà uno dei fattori determinanti dell'economia sarda. Contemporaneamente sarà risolto il grave problema di Carbonia, dove oggi appena un sesto della popolazione ha un'occupazione stabile.